Ciao a tutti, finalmente arrivato. Oggi vi parlo del biotrituratore BM15. È una macchina hobbistica dotata di un motore Longines da 15 cavalli e un 420cc di cilindrata. La particolarità del motore, a parte essere a valvole in testa, è che pur essendo un motore cinese, comunque la Longines è uno dei migliori produttori cinesi per quanto riguarda questo genere di motori. Poi ovviamente Honda è un'altra cosa, però rimanendo sull'hobbistico è più che sufficiente. Questo biotrituratore è in grado di cippare o biotriturare rami fino a un massimo di 10 cm di diametro in teoria, adesso poi in pratica lo vedremo insieme. Mentre in questa bocca più grande possiamo mettere ramaglie sino a 1 cm di dimensione. E questa è la bocca di scarico bassa, infatti poi vedremo le modifiche da apportare, per poi fare del cippato. L'idea mia è quella di fare del cippato da poi integrare al nocciolino per scaldare poi casa, il tutto nella caldaia a pellet. Ricordo che è una caldaia a pellet, non una biomassa, quindi la sto trasformando mano a mano per cercare di avere un risparmio poi sulla bolletta energetica annuale. Adesso piano piano lo vedremo nei dettagli e poi faremo la prima accensione insieme. Allora, le operazioni da effettuare per mettere in moto il biotrituratore sono semplici. Intanto lo mettiamo in piano, poi controlliamo il livello dell'olio, perché alcuni, non di questi, ma alcuni arrivano senza olio. Quindi è importante verificare che ci sia e eventualmente rabboccarlo. Ci sono pochissime operazioni da effettuare. Si inizia con l'interruttore, che si mette su on, l'aria va su aperto a sinistra, la mandata della benzina bisogna aprirla, quindi va tutto sulla destra, qui c'è la freccia, e questo è l'acceleratore manuale, da mettere su 3/4 circa. Dopo si può cominciare ad avviare con l'avviatore manuale. Adesso vi faccio vedere. Allora, l'ho spento. Per farvi vedere come funziona, intanto ho appoggiato un sacchetto all'uscita. Vi dico subito, non è una delle uscite più comode. I migliori cippatori hanno l'uscita in alto e magari regolabile. Questo è così e quindi dovremo poi fare delle modifiche. Adesso lo riaccendo e vi faccio vedere come funziona con quei tronchetti là. Diametro variabile fino a un 4 cm circa, giusto per iniziare. Adesso mi avvicino e vi faccio vedere il risultato. Allora, questo è il risultato. Ovviamente bisogna liberare periodicamente l'uscita, perché altrimenti rimane dentro il cippato e non esce. Per questo vi dico che dovrò apportare delle modifiche. Innanzitutto dovrò metterlo in un piano più alto, e una volta messo sul piano più alto poi dovrò cippare su un telo. Mi servirà poi per fare la vagliatura del risultato, insomma, perché
questo è vero che va già bene, è perfetto, però ci possono essere alcune scaglie da eliminare. Se ne trovo una, questo è un cippato abbastanza regolare, molto fine, ecco ad esempio questa, vedete, questa qui, questa è da togliere, perché è vero che la coclea ha un moto riduttore abbastanza robusto, potrebbe anche spezzarlo, però onde evitare di rischiare comunque di usurarla, io dovrò poi vagliare tutto il cippato. Ma su questo poi faremo un altro video. A me interessava farvi vedere come funziona la macchina, è molto semplice. Ecco, tenete conto che adesso con un sacco di questo io lo mischio in volume al 50% con il nocciolino, e quindi da un sacco di nocciolino ne faccio due. E alla fine risparmio circa il 50% rispetto alla spesa giornaliera di riscaldamento. Se ora spendevo 3,90 € al giorno, più o meno, adesso spenderò circa 2 euro. Ecco. C'è qualcuno che lo usa anche in forma 100% oppure mischiato al 30%, cioè 30% nocciolino o pellet e il resto cippato. Ci arriverò per gradi, adesso comincio col 50% e vedo come va. Ho già fatto una prova per un paio di giorni e ha funzionato bene. Adesso poi vi faccio sapere. Durante l'utilizzo ho visto che parte del cippato mi usciva da questa parte. Pensavo che fosse pieno il vaglio, invece il vaglio era vuoto. Allora adesso mi sono fermato, ho deciso di aprirlo. Sono due viti a farfalla qui e da questa parte qui. E dado e controdado qui, dall'altra parte. Si toglie il coperchio. Questo è quello che ho trovato. Non hanno bloccato quei bulloni, in pratica il vaglio. Poco male, adesso lo farò io, però se lo comprate vi consiglio di controllare, altrimenti il cippato esce da questa parte qui e non deve succedere. Ne approfitto per vedere la parte interna, si vedono i martelli e i coltelli. È un bel sistema di taglio, adesso a parte tutto. Adesso sto pensando poi come fare per revisionarlo quando sarà il momento. Però è un bel sistema. Sicuramente sarà da togliere qui il supporto dell'albero. Vabbè, quando sarà il momento poi lo vedremo. Quindi se lo acquistate assicuratevi che il vaglio sia ben fermato, altrimenti il cippato esce da questa parte e non ha le dimensioni volute. Questo è il vaglio che vi dicevo, lo vedete, fuori circa da 25. Adesso lo rimonto e poi riprendiamo. Ovviamente consiglio di mettere dei bulloncini autobloccanti, sono bulloncini da 8, se non mettete gli autobloccanti con le pressioni potrebbero svitarsi, e magari è quello che è successo a me, magari le troverò più avanti mentre faccio il vaglio del cippato. Comunque adesso è ben stabile, rimontiamo e torniamo a cippare. Ho portato una modifica, prima la corda d'accensione era qui, quindi bisognava tirare verso l'alto, onestamente lo trovo scomodo. Ho semplicemente girato il meccanismo di messa in moto a corda di 45 gradi, quindi adesso posso mettere in moto di qua, è più comodo. Altra cosa, a un certo punto dovevo rimettere in moto il cippatore, l'albero motore era bloccato, la corda non riusciva, il sistema non riusciva a metterlo in moto. Ho smontato il carter con una chiave da 24, ho fatto girare il motore al contrario e ho sentito che si è sbloccato praticamente un pezzo di legno che era dentro il sistema di taglio. Dovesse capitarvi, basta far fare un giro all'albero motore al contrario, si libera il pezzo di legno incastrato dentro e così potete rimettere in moto il motore. Stavo chiudendo il video, poi ho pensato, sai che c'è? Ho un sacco di acacie spontanee della dimensione giusta, anche se è legno verde, volevo comunque cominciare a fare una prova. Adesso ne taglio un paio, sono belli dritti e senza foglie, è la cosa migliore. Li biotrituro, così cominciamo a fare un po' di test. Allora ho recuperato due acacie, questo sarà 4 cm di diametro, anche meno, quello un paio. E nel bosco c'era un pezzo di legno vecchio, bello secco. Adesso comincio a cippare l'acacia e vediamo come va. Vorrei ringraziare Biomass e tutti i ragazzi del forum energiaalternativa.info per avermi
aiutato nella scelta di questo biotrituratore e ve lo consiglio. Se volete cimentarvi con le biomasse, tutto ciò che riguarda risparmio energetico e quant'altro, è un ottimo forno. Ve lo consiglio e li ringrazio ancora. Come vedete non ha battuto ciglio, è stata una bella prova, erano alberi lunghi un 3 metri, alberelli, la macchina ha lavorato bene, adesso continuo a provarla, continuo a vedere cosa c'è da migliorare, mano a mano ve lo dirò. E nel frattempo vi ringrazio per aver visto questo video, se avete consigli da darmi o se avete bisogno di qualche consiglio da parte mia per quanto concerne questa macchina, sarei ben lieto di darveli. Magari me le scrivete qui nelle note o nell'articolo che uscirà contemporaneamente al video. Ultima nota, non polemica, la macchina l'ho acquistata io, quindi non è un articolo o un video sponsorizzato da qualcuno. In quel caso io ve lo dico, in collaborazione con, in questo caso in collaborazione con il mio portafoglio, l'ho acquistata io, quindi pregi e difetti, senza problemi ve li dico, ma ve li direi comunque anche se fosse stato sponsorizzato. È tutto, vi ringrazio e buona giornata.